Mio fratello però si è salvato e non è tornato più. Io ho perso un fratello in guerra, l'ho perso Giovanni. Ah sì, si è poi dichiarato disperso, perché era l'isola greca, in Grecia. Oh, non parlare di bombardamenti. Di bombardamenti e di boom che ci stavano a Villa San Giovanni, che io le guardavo da Puntella Palata, dalla campagna. Che poi sai che facevano quando che bombardavano? I quattro motori. Venivano a 11 di giorno. E poi usavano, gli davano una specie di fumo che non ci vedeva nulla. E tutte le batterie che dovevano sparare, con due can fumo, non vedevano nulla. Una vita pericolosa. Alle 11 di notte, uno mi ha detto, cosa succede? Venivano alle 11 di notte. Siccome gli americani erano d'accordo e ne dettavano i manifesti e dicendo queste parole: Mussolini ha seminato vento e ha condannato a voi. Mussolini, questo dicevano, dettavano i manifesti, dicevano: Mussolini ha seminato vento e ha condannato a voi, allontanatevi dagli obiettivi militari. Io non aiutavo, implicando la mia unità d'accordo. E adesso una mia, siccome c'erano gli ordini della vigna, e si facevano i fossi già, i proiettili mi scappavano, mi dicevano di fuori. E adesso venivano qua. Dove io sono in campagna pure. Oh no, io camminavo, ma camminavo subito col fucile pronto. Chissà, qualcuno ci voleva portare col fucile pronto. Comandavano loro, subito andiamo, comandavano loro. E ne hai visto quello che è meglio? Mussolini, in quella epoca, mettevo i tedeschi qua, i soldati italiani, e tutti. Dovevano obbedire quelle che dicevano i tedeschi, perciò i soldati italiani. Dice, ma come cai in casa mia, la nostra terra, e è stato tutto messo a quella là. E apposta si vedeva quella. A quella si vedeva, perché noi avevamo un conto di tedeschi pure. E ne aiutavano i americani. E poi i tedeschi, sai, quanto ne fucilavano. Soldati italiani, ma quanto ne fucilavano? E ti si guarda ancora, quando gli mettevano che spada a muro, e mura. E allora uno si vedeva che era sparato. Un sacrificio. Prendevo la mano, non c'era il cattafoglio. Mettevo una figura, e prima di morire, nessuno baciava la sua morte. Prima di morire, bicchiere di spagliamento. Quindi si abbaccia. E allora il comandante tedesco, vedendo questo fatto, ufficiava con la camicia indietro. E non, e si sciabbava la vita. Capito? Cioè, come se ti baciava a sua moglie, perché diceva, ma se non muore bacia a mia moglie, no. E quello che dava l'ordine di sparare, si dice sparare. Ubbidiamo, ultimo indietro e si salvò la vita. Perché vedendo che ci baciava a sua moglie. E andavo su tutte le terre. E si salvò la vita. E ci stavamo una cosa pietosa e riguardante. E vedendo, non si vedeva vincere dalla guerra. Tutte, ma i tedeschi dicono che non cogliamo se erano un favore d'America e quanto ne fucilavano italiani, soldati italiani.